le intrepide figlie di Eva. Storie di donne della Bibbia. Un programma di Lia Rocco. Bentrovati tutti. Oggi vi presentiamo Vasti ed Ester, le disubbidienti. La disubbidienza di Vasti fa sì che Ester diventi regina. La disubbidienza di Ester fa sì che il destino deciso da uomini empi venga ribaltato. Il libro di Ester viene considerato una sorta di romanzo storico, cioè un racconto che contiene la tesi del gioco del rovescio, la morte che diventa vita, l'umiltà che si trasforma in gloria. Si era al tempo di Serse. In quel tempo egli dette un gran banchetto, invitando tutti i principi, ministri, generali, nobili e prefetti delle province. Serse voleva fare mostra davanti a loro delle ricchezze e della gloria del suo regno, del fasto e dello splendore della sua grandezza. Il banchetto durò 180 giorni. Finiti questi giorni, Serse fece bandire per 7 giorni un ricevimento nell'atrio della casa reale. Il palazzo reale venne aperto in modo che tutti ammirassero il suo splendore, segno della potenza e grandezza e ricchezza del loro re. Anche la regina Vasti, moglie di Serse, diede un banchetto per le donne. Il 7° giorno il re, avendo il cuore rallegrato dal vino, ordinò ai 7 eunuchi che lo servivano di condurgli la regina Vasti col diadema reale in capo. Voleva mostrare a tutto il popolo e ai grandi della sua corte la bellezza della sua sposa. Vasti, infatti, era bellissima. La regina rifiutò l'invito e non volle muoversi dalle sue stanze, nonostante il comando del re. Vasti rifiuta di essere considerata un oggetto da mostrare e disubbidisce. Cosa la spinge? L'orgoglio? La vergogna di essere mostrata nuda agli occhi di uomini pieni di bramosia? La certezza di possedere il cuore del re e di potersi permettere un rifiuto? Serse si irritò e si accese di terribile furore. Interrogò i sapienti, che conoscevano bene le leggi, chiedendo loro cosa avrebbe dovuto fare. I sapienti, dopo essersi consultati, così risposero: «La regina Vasti non ha offeso soltanto il re, ma anche tutti i principi e i popoli che sono in tutte le province del re Serse. Ed ora in poi le donne dei principi, che verranno a sapere il modo di agire della regina, faranno ugualmente verso i loro mariti, e ne risulterà disprezzo e indignazione. Vasti venga ripudiata, e la sua dignità di regina sia data ad un'altra più degna di lei.
Quando tale ordine sarà conosciuto in tutte le province del regno, tutte le mogli rispetteranno il proprio marito. Questa decisione piacque al re, che dettò l'editto e lo inviò in tutte le province del suo regno, e ogni marito continuò ad essere padrone della propria casa. Quando l'ira del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di quello che era stato deciso contro di lei. Forse Serse avrebbe voluto riprendersela, ricordandone la bellezza. Ma i ministri temono il ritorno di Vasti. Ella potrebbe vendicarsi, e così gli consigliano di rinnovare il suo harem. Si cerchino ragazze vergini e di bell'aspetto per il re. I funzionari imperiali furono sguinzagliati per tutte le province dell'impero alla ricerca delle vergini più belle. Le fanciulle dovevano essere portate a Susa, la città dove Serse aveva la sua reggia. Una volta arrivate, questa era l'usanza, le ragazze vennero affidate agli eunuchi per i preparativi. Questi preparativi duravano ben 12 mesi. Trascorso questo periodo, le fanciulle, una per ogni notte, venivano introdotte nella camera del magnifico re. La fanciulla vi andava la sera e la mattina tornava nel gineceo sotto la sorveglianza degli eunuchi. Poi non tornava più dal re, a meno che egli la desiderasse e la facesse chiamare esplicitamente. Alla corte di Serse viveva Mardocheo, nobile ebreo deportato a Susa. Egli era tutore di Adassa, una sua nipote rimasta orfana. Adassa era una fanciulla graziosa di forme e di bell'aspetto. Anche Adassa venne scelta dai funzionari di Serse. Mardocheo, nel consegnarla, le ordinò di non svelare la sua origine, e quindi le impose il nome di Ester, nome babilonese che significa stella. E una notte anche Ester fu condotta da Serse. E il re la amò più di tutte le altre vergini. Egli pose sul suo capo la corona regale e la incoronò sua sposa. Così Ester prende il posto della disubbidiente Vasti. In onore di Ester, il re ordinò un grande banchetto, come si conviene ad un re generoso e soddisfatto. Ester, ubbidendo a Mardocheo, non aveva rivelato al re né la sua patria né il popolo al quale apparteneva. Passarono 3 anni, nei quali assistiamo all'ascesa del principe Aman. Aman acquista favori agli occhi di Serse, che lo pone al di sopra di tutti i principi del suo regno e ordina che tutti devono inchinarsi e prostrarsi davanti ad Aman. Ma Mardocheo non si inchina e non si prostra. Il comportamento di Mardocheo, l'ebreo, scatena la furia di Aman. Aman si sente preso in giro, ridicolizzato, si sente ferito nell'orgoglio da quel miserabile giudeo che si rifiuta di riverirlo e decide di vendicarsi, non solo su Mardocheo, ma su tutti gli ebrei che si trovano nel regno di Serse. Aman così disse al re: c'è un popolo sparso
fra i popoli di tutte le province del tuo regno, che vive appartato dagli altri, e le cui leggi sono diverse da quelle di tutti gli altri popoli, e che non osserva le leggi del re. Non conviene quindi al re lasciarlo in pace. Se sembrerà giusto al re, si ordini che esso venga sterminato. La calunnia, l'arma dei furbi e degli infidi. Serse, ergendosi in tutta la sua potenza, si sfilò dal dito l'anello regale e, consegnandolo ad Aman, gli disse: «Di quel popolo, falne quello che ti piace». Il 13 del primo mese, detto Nisan, furono convocati gli scrivani del re sotto gli ordini di Aman, e fu scritto l'editto a nome del re e sigillato col sigillo reale. E furono inviati i corrieri in tutte le province del regno, e l'editto fu letto a voce alta dai banditori. Io, Assuero, ho voluto mantenere sempre il mio regno tranquillo e ordinato. Ho voluto instaurare la pace desiderata da tutti gli uomini. Avendo chiesto il parere di Aman, che eccelle tra noi per prudenza, devozione e sicura fedeltà, vengo a conoscenza che in mezzo a tutte le stirpi che ci sono nel mondo c'è un popolo ostile che con le sue leggi si oppone ad ogni altro popolo, che complotta contro i nostri interessi e la stabilità del nostro regno, che compie le peggiori malvagità. Abbiamo dato ordine che questo popolo sia radicalmente sterminato. Tutti, uomini, donne, bambini, siano trafitti per mezzo delle spade, senza alcuna pietà né compassione, il 14° giorno del mese di Adar, in modo che precipitati violentemente negli inferi in un sol giorno, ci sia concesso per l'avvenire una condizione stabile e tranquilla. Ecco il destino degli ebrei nel regno di Serse. Mardocheo, udite tali cose, si stracciò le vesti, si sparse la cenere sul capo e cominciò ad aggirarsi per la città disperandosi e gemendo di dolore. In ogni provincia non vi fu fra i giudei che lutto, digiuni, pianti, lamenti. Il cilicio e la cenere furono il letto di molti. Quando le ancelle e gli eunuchi si recarono da Ester per darle la notizia, la regina fu colpita dal dolore e l'angoscia si sedette nel suo cuore. Ester inviò Atac, un suo fidato eunuco, da Mardocheo per avere notizie precise. Mardocheo, attraverso l'eunuco, la informa di quanto accaduto e delle responsabilità di Aman. Le fa pervenire una copia dell'editto e la invita a presentarsi davanti a Serse per supplicarlo di concedere la grazia al suo popolo. Ester così gli risponde: «Tutti sanno che se uno, uomo o donna, si presenta davanti al re senza essere chiamato, è punito con la morte, a meno che il re non stenda verso di lui lo scettro d'oro e gli faccia grazia della vita. Ora io, da 30 giorni, non sono stata chiamata presso di lui». Ester è consapevole
di essere un oggetto nelle mani di Serse. Conta i giorni nei quali lui non la chiama. In quei giorni altre donne si alternano nel letto del re. Esther sa che potrebbe essere in qualsiasi momento ripudiata. Sa che non può presentarsi al cospetto del re senza essere convocata, pena la morte. Sa che disubbidire agli ordini di Serse, che forse non la desidera più, vuol dire consegnarsi alla morte. Ai tentennamenti di Esther, Mardocheo così replica: «Non sperare nel tuo cuore di salvarti, solo perché vivi nella reggia, perché se ora taci, tu e la casa di tuo padre perirete». Ed Esther prende la sua decisione, ordinando a Mardocheo quanto segue. «Va, raduna tutti i giudei di Susa. Digiunate secondo le mie intenzioni. Non mangiate, non bevete per 3 giorni e 3 notti. Anch'io con le mie giovani digiunerò così. E con tale preparazione, nonostante il divieto, io entrerò dal re. Se così debbo perire, perirò». Esther, dopo essersi spogliata delle splendidi vesti regali, indossa gli abiti del lutto e così pregò Dio. «Mio Signore, nostro Re, vieni in aiuto a me che sono sola, a me che ho solo il tuo aiuto, perché un imminente pericolo mi sovrasta. Tu, Signore, hai eletto Israele fra i tuoi popoli e hai adempiuto le tue promesse. Ma ora abbiamo peccato davanti a te e tu ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici, perché abbiamo onorato i loro dei. Ma i nostri nemici non si sono accontentati della nostra schiavitù. I nostri nemici vogliono annientarci, vogliono sterminare la tua eredità. Non abbandonarci, Signore, ma volgi contro di loro questi progetti e colpisci con castigo esemplare il primo dei nostri persecutori. Manifestati, Signore, nell'ora della nostra tribolazione. Infondimi quel coraggio che non ho. Liberami dalla paura». E il popolo ebraico ebbe salva la vita. Dopo 3 giorni di digiuni e preghiere, Esther fu pronta, indossò le vesti regali, esaltò la sua bellezza, si ammantò di tutto il suo splendore e, passate tutte le porte, si pose di fronte al re, che stava seduto sul suo trono regale, avvolto nel suo manto d'oro e di pietre preziose. Aveva un aspetto terrificante. Il re sollevò il suo volto e guardò Esther pieno d'ira, ma la vide sbiancare e in procinto di svenire, e allora balzò dal trono, la prese tra le braccia, la rincuorò, dicendole che il suo ordine era solo per la gente comune, l'abbracciò e le disse: «Parlami». Ed Esther parla. Accusa.
accusa Aman di aver condannato a morte tutto il popolo ebraico e quindi anche lei. Serse monta su tutte le furie e ordina di impiccare Aman. Revoca l'editto imposto da Aman contro gli ebrei ed emana un altro editto in cui dà agli ebrei di ogni città il potere di riunirsi e di difendere la loro vita, di distruggere e sterminare tutti coloro che avessero voluto attaccarli. Esther, la disubbidiente, a costo della vita, ha vinto. Vasti disubbidisce agli ordini di Serse. Grazie a questa disubbidienza Esther diventa regina. Ma anche la mite e timida Esther, Esther la pavida, ha il coraggio di disubbidire e di ribaltare il destino deciso da uomini empi. Esther agisce, ha paura, chiede aiuto a Dio e agisce. Esther si fa responsabile del suo destino e del destino del suo popolo. Nel progetto divino, l'uomo e la donna sono i padroni del mondo e in quanto padroni responsabili di tutto ciò che nel mondo avviene, responsabili innanzitutto del loro destino e responsabili del destino della storia. Nel Deuteronomio Dio dice: «Io metto oggi dinanzi a te, o uomo, il bene e il male, la vita e la morte». Dio ci lascia liberi di scegliere tra il bene e il male, tra la vita e la morte. Dio ci ha voluti liberi e ci ha reso responsabili del nostro destino e della nostra storia. Di Esther non si saprà più nulla. Eppure, dal pozzo dei secoli ci giunge l'eco della sua voce, che ci dice che non abbiamo scuse, che abbiamo il potere di agire per cambiare il nostro destino e la nostra storia. La libertà può essere un pesante fardello. È più facile gemere, lamentarsi, chiudersi nelle prigioni dorate che abbiamo costruito per la nostra sicurezza e abbandonare, per paura ed egoismo, i diseredati, gli umili, gli afflitti, gli affamati, gli assetati, e onorare, per paura ed egoismo, i potenti, i corrotti, i mafiosi, i guerrafondai. È più facile rivestirsi di ignavia e non fare nulla, sperando di cavarcela in un modo o nell'altro. Dal pozzo dei secoli Esther ci invita ad agire per cambiare il mondo. Ci invita ad agire anche a costo della vita. Esther, da donna libera, ha agito. È la strada da seguire se vogliamo cambiare il mondo, la storia. Cambiare la storia. Una possibilità che abbiamo noi, donne e uomini del terzo millennio. Buona settimana.
e naturalmente un grande abbraccio. Avete ascoltato Le intrepide figlie di Eva, storie di donne della Bibbia, un programma di Lia Rocco, con la collaborazione tecnica di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo. Le musiche sono tratte da Klezmer Israel, The Mixer for Your Mind, Orchestral Inspiration with Cello di Auer Svens, The Italian Klezmer di Madi Compos.